Ciao, sono Marcello De Carolis e oggi ti farò vedere come cambiare le corde alla chitarra classica. Innanzitutto capiamo insieme quando cambiare le corde alla chitarra classica. Di solito lo si fa per due motivi: o sono vecchie e quindi il suono risulta ingottato e poco brillante, oppure si sono spezzate. Io di solito preferisco evitare che arrivino a spezzarsi per varie ragioni, in particolare due, perché la corda spezzandosi, dato che sta ad una tensione molto elevata, potrebbe schizzare ovunque e quindi far male chi suona oppure addirittura potrebbe rovinare graffiando lo strumento. Quindi il mio consiglio che posso darti è di cambiare le corde quando le vedi logorate e vecchie, senza aspettare che si spezzino. Per cambiare le corde alla chitarra classica non ti servono molti accessori. Vediamo insieme. Innanzitutto ti servirà un pacco di corde nuove. Poi ti servirà una tronchesina, ma anche se non ce l'hai non fa niente, perché non ricopre un ruolo molto importante. Poi ti servirà ovviamente l'accordatore, ma anche questo non è necessario, in quanto ti servirà alla fine per accordare. Se non ce l'hai puoi utilizzare un'app dal tuo telefonino, oppure se hai l'orecchio assoluto ovviamente non ne hai bisogno. Poi ti servirà un avvolgicorde, appunto, ma anche questo è opzionale, cioè se vuoi puoi metterti e girare le corde, però ovviamente con l'avvolgicorde farai molto prima. E infine ti servirà un accendino. Ebbene sì, ovviamente neanche questo è necessario, però ti spiego come utilizzo l'accendino. Vediamo insieme come procedere per il cambio delle corde. Innanzitutto avrai bisogno di una superficie morbida su cui poggiare la chitarra per evitare che si graffi, oppure lo puoi fare su un tavolo posizionando un tappeto, qualcosa di morbido sopra, e quindi poi poggiando la chitarra. Io invece, come stai vedendo, sono di nuovo sul mio divano, come faccio per il cambio delle corde della chitarra battente. E diciamo che sul divano mi trovo davvero comodo a fare il cambio delle corde. Siccome il cambio delle corde richiede un po' di tempo, ti consiglio di mettere della buona musica. Allora, per iniziare il cambio delle corde, per prima cosa dovrei togliere le corde vecchie. E per fare questo, in molti sostengono che di toglierle tutte. Io invece preferisco toglierle una alla volta, seguendo un ordine ben preciso, cioè togliendo prima la sesta, poi la prima, poi la quinta, poi la seconda, poi la quarta e poi la terza. Questo perché i legni della chitarra sono tenuti in tensione dalle corde. Quindi se io tolgo tutte le corde, tolgo tutta la tensione allo strumento. Quindi quando vado a rimettere le corde, vado a ridare all'improvviso tutta la tensione ai legni, che potrebbero subire dei danni. Quindi il mio consiglio è quello di cambiarle una alla volta. Cioè, appena togli una vecchia, metti quella nuova. Inoltre, togliendo tutte le corde, dato che i legni perdono la tensione, nei primi giorni avrai maggiori difficoltà ad accordare lo strumento. E altra cosa che potrebbe succedere, dato che gli ossi dei ponti non sono incollati, togliendo tutte le corde potresti rischi che cadano per terra e si possano rompere. Ora iniziamo il cambio delle corde. Quindi io per iniziare a cambiare, a svitare, ad allentare una corda, lo faccio con l'avvolgicorde. Ovviamente non tolgo proprio tutta la tensione. Quando vedo che la corda si è allentata, vado a togliere i nodi. Prima quello lì al ponte e poi vicino alla meccanica. E ora andiamo ad inserire le corde nuove. Apro il pacco, ho tolto la sesta corda e quindi vado a prendere una sesta corda. Per la quarta, la quinta e la sesta corda l'operazione risulta più semplice, in quanto le corde non sono lisce, cioè sono zigrinate e quindi c'è maggiore attrito e quindi sarai agevolato nel fare i nodi. Infilo la corda nel buco del ponte.
Ok, ti consiglio di piegarla leggermente nel caso, perché ti può essere utile per farla entrare meglio nel buco. Ok, fare il nodo è l'operazione più delicata del cambio delle corde, ma è quella che, se fatta bene, ti garantisce un ottimo cambio delle corde. Il nodo non è altro che far passare la corda sopra se stessa, e la cosa importante è che l'ultimo nodo vada a finire al di là dello zocchetto, in modo tale che la corda resti ferma. Quanti nodi fare? Per la sesta corda, dato che è grossa, ne puoi fare anche uno solo, quindi farlo passare direttamente al di là dello zocchetto. Ovviamente, per farla tenere ferma, piegala un po', così prende forma. Dopo aver fatto questa cosa semplice, la tiro e la vado ad inserire nelle meccaniche. Una volta inserita nella meccanica, ci faccio degli altri nodi per far tenere la corda più ferma. L'operazione è semplicissima. Ti basterà avvolgerla un po', diciamo, verso destra, cioè un po' metà verso destra, e poi l'altra metà la fai andare verso sinistra. Ovviamente non devi essere preciso, l'importante è che calcoli che non vada a finire, diciamo, sull'osso. E una volta fatto questo, inizio ad avvitare, tenendo sempre fermo il nodo, altrimenti potrebbe sciogliersi. Sistemo, vedo se passa bene, se passa dritta, e accordo la mia corda. Sono ancora lontano e mi aiuto con l'avvolgicorda. Per dare stabilità alla corda, dopo che l'hai accordata, ti consiglio di tirarla un po' in questo modo qui, senza esagerare ovviamente. Vedrai che la corda si è scordata, ma questo qui farà in modo che la corda entri in tensione e quindi regga meglio l'accordatura. Ok, in questo momento non c'è bisogno di essere precisi ad accordare, in quanto fra meno di 30 secondi la corda sarà di nuovo scordata, ma è normalissimo, non ti preoccupare, perché le corde nuove sono così. Ora passo quindi alla prima corda, quindi come prima la allento. Quando ha perso tensione, puoi fare come ho fatto prima, che ho tolto i nodi, oppure se hai la tronchesina puoi facilmente tagliare la corda senza farla schizzare, e quindi puoi andarla a togliere più agevolmente dal ponte e poi dalla meccanica. Quindi tiro fuori la corda nuova, faccio sempre attenzione a quando la srotolo. Ok, e per queste corde che sono in nylon e che quindi sono lisce, ti servirà l'accendino. Quindi per fare questa operazione ti consiglio di allontanare momentaneamente la chitarra per evitare di bruciarla. E che cosa vado a fare? Prendo un'estremità e la brucio, la sciolgo, cioè. Ok, e poi vado a schiacciarla vicino all'accendino in modo tale che si crei una palla, l'ho fatta un po' piccolina, in modo tale che appunto si crei questa pallina. Perché ho fatto questa operazione? Perché dato che sono lisce, il nodo che vado a fare al ponte potrebbe saltare via per qualsiasi motivo.
E mentre con questo pallino che non fa passare la corda dal buco che c'è sul ponticello, evito che schizzi via. Stessa cosa che ho fatto sulla sesta corda, la vado a fare sulla prima, cioè di piegare leggermente la corda in modo tale che possa uscire più facilmente fuori. Quindi qui faccio, come stai notando, faccio l'operazione inversa. Prima ho inserito solo la parte finale, mentre per il fatto che ho bruciato e che quindi la corda non passa dal buco, come vedi si ferma, ho dovuto inserirla tutta. E quanti nodi fare? Su queste qui nylon ti consiglio di farne di più, in modo tale che la corda resti più ferma. Quindi io ne faccio 3, anche 4. L'importante sempre è che l'ultimo sia al di là dello zocchetto. Vado a tirare e l'ultimo si trova al di là dello zocchetto. Quindi mi tiro la corda alla meccanica, la inserisco nel buco e come prima, più o meno lasciando questa tensione sulla corda, inizio a fare i miei nodi. Arrivo a metà e poi vado in senso opposto, mantenendo sempre i nodi. Ovviamente poi quando arrivano in tensione non c'è bisogno di mantenerli. E inizio ad avvolgere. Ok, quando inizio a vedere che attenzione, controllo che sia passato dal punto giusto e continuo ad avvolgere. Ovviamente do anche una tiratina alla prima corda. Ok, e ora passo alla quinta corda. Quindi come prima, ovviamente prendo la nuova, la quinta, sto attento a quando la srotolo, la piego leggermente per inserirla più facilmente nel ponte. Qui sulla quinta corda faccio due nodi. Potrei farne anche uno solo, ma per sicurezza ne faccio due. E faccio sempre attenzione a far andare l'ultimo nodo al di là dello zocchetto. Ok, faccio i nodi anche sulla meccanica e poi inizio ad avvitare. Una tirata. Ok, e passo alla seconda corda. Tiro fuori la nuova corda e siccome anche la seconda, come sarà la terza, è in nylon, sposto la chitarra e prendo l'accendino per sciogliere. Per farla passare meglio, e sulla seconda corda fai un bel po' di nodi, fanne 3-4. Ok, fai sempre attenzione che l'ultimo sia al di là dello zocchetto. Ok, fai i nodi. Controlla sempre che sia tutto a posto. Ok, e ora passo alla quarta. Piego sempre leggermente
una punta. Ok, sulla quarta corda ti consiglio di fare tre nodi, perché anche se è ricoperta, comunque è molto sottile e quindi la zigrinatura è minore e quindi anche l'attrito è minore, e quindi farne tre non fa male. Ok, a questo punto vado. Un po' me ne stavo dimenticando. Ok, ed è rimasta solo la terza corda. Ok, anche per la terza corda, che è in nylon, utilizzerò lino. Estremità. E vado a fare sempre 2-3 nodi. Faccio anche i nodi alle meccaniche e poi inizio a leggere. Controllo che sia tutto a posto, sì. Ok, come sentirai ora la chitarra è super scordata, ma è normalissimo, vi consiglio di accordarla. Io questa sera sono pigro ed utilizzerò l'accordatore, nel caso non sai come si accorda una chitarra o non lo ricordi, ti lascio il link al mio video dove ti spiego come accordare appunto la chitarra classica. Ok, ovviamente l'accordatura reggerà per pochissimo, ma non ti spaventare, è normalissimo. A questo punto io di solito consiglio di farlo il giorno dopo, cioè quello di tagliare le eccedenze al ponte, oppure, anzi, io personalmente le lascio, facendo attenzione solo ad una cosa, che queste qui non tocchino il piano armonico. Perché infatti se vanno a toccare il piano armonico potrebbero creare degli strani rumori, delle strane vibrazioni. Quindi ti consiglio di alzarle, di farle prendere forma in modo tale che non tocchino il piano armonico. Questa qui la devo tirare. Ci siamo. E ci siamo con tutte. Ovviamente noterai che le prime tre corde sono quelle lì che si scordano di più, ma è normalissimo in quanto sono delle corde lisce, quindi tendono a scivolare di più. Ovviamente questo è il mio metodo personale per cambiare le corde alla chitarra classica, sono sicuro che ce ne sono tantissimi altri, però questo qui è il frutto della mia esperienza e soprattutto dei preziosi consigli ricevuti nell'arco della mia carriera, in particolare di quelli del maestro liutaio Giuseppe Guagliardo, che è il costruttore di questa chitarra classica. Grazie per l'attenzione, ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, iscriverti alla mia newsletter e seguirmi sui miei social Facebook, Instagram e su Spotify. E tu come cambi le corde alla chitarra classica? Hai delle domande da farmi a riguardo? Puoi farlo qui sotto nei commenti, sarò lieto di risponderti. Ciao e alla prossima!